Fininvest blindata per almeno 5 anni, legati a Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri, pagati in proporzione da tutti i figli, 50% dei dividendi della holding che andranno direttamente agli eredi. Sono molti gli elementi contenuti nell'accordo tra Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, che ha portato all'accettazione piena del testamento del fondatore del Biscione. Con una nuova dimostrazione di unità familiare, sancita da un comunicato nel quale si afferma la totale armonia tra tutti gli eredi, ricordando che Marina e Pier Silvio assumono congiuntamente il controllo indiretto su Fininvest. Senza meccanismi di maggioranza qualificata o minoranze di blocco, quindi con tutte le decisioni che possono venire prese con il 51% del quale dispongono. Nell'intesa, secondo quanto si apprende, nel dettaglio è previsto un patto parasociale che recepisce le intese raggiunte, tra le quali una clausola di lock-up, cioè un impegno a non vendere di 5 anni, in virtù della quale nessuno dei fratelli modificherà le quote possedute nelle proprie holding e conseguentemente in Fininvest. I 5 figli pagheranno inoltre, secondo la ripartizione di tutto il patrimonio, le cifre previste dai legati lasciati dal padre, pari a 230 milioni complessivi per Paolo Berlusconi, Marta Fascina e Marcello Dell'Utri. Ciò significa che Marina e Pier Silvio contribuiranno per il 26% ciascuno, mentre Barbara, Luigi ed Eleonora per il 16% ciascuno. E su tutte le proprietà vige un regime di comunione per almeno 5 anni.